Dal 1 febbraio l'accesso con automezzi al Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania sarà riservato soltanto alle persone autorizzate. Si legge così sull'avviso che da qualche giorno fa bella mostra di sé all'ingresso del parcheggio del Tribunale. Una decisione già annunciata nei mesi scorsi e che ora sembra a breve concretizzarsi, ma non mancano le polemiche, soprattutto da parte degli avvocati. Purtroppo è l'ennesimo disservizio. Ma cosa ci vogliamo fare? Andiamo avanti, vediamo. Lei ha già parcheggiato tranquillamente? Sì, fortunatamente sì. Quante volte a settimana viene? È quasi tutti i giorni, volendo o non volendo, ma il problema è più che altro per quelli che vengono da fuori. È un disservizio che, anche perché non c'è possibilità di parcheggio alternativo. Avvocato, dove ha parcheggiato? Io ho parcheggiato giù. Solitamente usufruisce di questo parcheggio? Non sempre, non sempre. La chiusura? La chiusura non so, dicono che è una disposizione ministeriale, quindi non è colpa del tribunale. Soprattutto immagino che le conseguenze siano più che altro per la circolazione sottostante al tribunale, perché indubbiamente si parcheggerà ai lati delle strade, appunto. E niente, vedremo un po' come si evolverà, immagino che ci saranno parecchie code, qualche bisticcio, se così possiamo dire. Speriamo che si risolva al più presto, perché anche se già da adesso sono utilizzate questi lati adiacenti al tribunale, però ovviamente un'occupazione maggiore può creare un intralcio sicuramente. E ancora diciamo che è presto per capire un po' quali saranno le conseguenze, però ci auspichiamo che ci siano delle misure che vadano a prevenire questa perdita, anche perché si creerebbe un problema di viabilità.